A questo evento incontriamo anche un personaggio molto importante e molto famoso nella cinematografia italiana, nella storia della cinematografia italiana, che è Dante Ferretti, pluripremiato scenografo. Non mi volevo farla sfuggire questa, diciamo, importante in questo incontro, e volevo chiedergli a questo punto qualcosa, posso, diciamo, opinare anche io, e abbiamo anche opinato su Libri TV, cioè un parere su questo Oscar italiano per la grande bellezza. Beh, a me il film è piaciuto molto, per cui sono molto contento. C'erano ovviamente grandi speranze, infatti il film ha avuto molto successo negli Stati Uniti, cioè, voglio dire, è piaciuto molto la critica, per cui aveva tutti i numeri per poter essere premiato. Tutto questo serve molto anche, a parte per Sorrentino, il regista, che è bravissimo, è straordinario, e poi soprattutto anche per il nostro paese, l'Italia, che in questo momento non è che brilla molto, però insomma nella cultura siamo sempre abbastanza così conosciuti. Tante volte non ho capito perché io abito spesso a Roma e basta andare in giro e uno è circondato da cose meravigliose, però nessuno le guarda, ci cammina, perché oramai è abituato così. Uno tutto questo lo scopre solamente quando è fuori, ogni volta che ritorna nella propria città vede tutto questo, per cui insomma è importante anche per la cultura questo film, in modo che speriamo che questa volta che anche il Ministero della Cultura aiuti il cinema italiano partecipando anche con dei fondi, così, perché una volta c'erano i produttori che rischiavano per conto loro, adesso invece è tutto un gruppo di persone, di cose, che insomma comunque è diventato un po' più complicato, tant'è vero che una volta si facevano 300 film l'anno e oggi invece diciamo se ne fanno 30, 40, e per cui capisco che è anche problematico per la nuova generazione fare dei film, perlomeno magari un certo tipo di film, però è anche vero che la nuova generazione raccontano più le loro storie, le storie più attuali, più cose, meno cinema fantasioso qualche volta. E comunque insomma c'è un ottimo gruppo di registi e sono contento soprattutto proprio per questa affermazione che ha avuto l'Italia in questo momento. Dunque, parlavamo appunto del fatto della città di Roma, un po' della disillusione, dell'indifferenza purtroppo colpevole, che spesso io penso anche un po' noi romani ci prende nel stare in un posto stupendo e non apprezzarne, essere un po' così, passare un po' con indifferenza davanti a tante cose e viverle come una quotidianità che in realtà non è, perché nel mondo è una unicità. Questo film, La grande bellezza, ha questo scenario che è Roma, si è sempre data una, no sempre, insomma, ho sentito ascoltando recensioni, critiche, insomma, scusate, secondo cui Sorrentino abbia voluto dare un po' con questo film una specie di summa sul, diciamo, l'attuale situazione in cui verte un po' l'Italia o l'umanità, questa decadenza. Ecco, lei è d'accordo con questa lettura, questa esegesi etica di questo film oppure no? Sì, sono d'accordo, è per questo anche che mi è piaciuto, solamente che mi dispiace che in questo momento le cose stanno così. Speriamo adesso che si risolvano in poco tempo tutti i problemi che abbiamo, che soprattutto nel cinema. Io devo dire, ho la fortuna di fare, sono 20 anni che lavoro negli Stati Uniti, per cui ho fatto molti film, quasi tutti i miei ultimi 20 anni, tutti i film in America,
prima lavoravo però con dei grandi come Fellini, Pasolini, Petri, Ferreri, eccetera, eccetera, Terrighi, poi Zeffirelli, poi così sono stato chiamato in America e ho fatto finora 8 film con Scorsese e tanti tanti altri. Mi è andata bene perché ho vinto pure 3 Oscar, per cui... Fantastico, io la trattengo ancora perché è veramente ghiotta questa occasione, se mi consente volevo fare un'altra domanda. Proprio appunto come persona che ha praticato l'esportazione del Made in Italy, cioè dell'estero, della maestria italiana all'estero e con successo. Ecco, qual è la differenza per cui in Italia dei bei film necessitano di un intervento pubblico che li sostenga, che incentivi i produttori o le produzioni, così via, mentre invece negli Stati Uniti comunque sia c'è il fenomeno del colossal che in qualche modo si ripaga. Che negli Stati Uniti l'intrattenimento in generale, che non è fatto solamente al cinema, teatro, dalla musica, così, è la seconda voce dell'economia americana, per cui voglio dire sono delle industrie dove ci sono migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di impiegati e che lavorano tutti quanti per queste industrie. Tante volte fanno i film e non è che vanno sempre bene, però insomma voglio dire sono sempre dei film che in qualche maniera comunque fanno soldi, altrimenti ne farebbero di meno. Ho capito, grazie per essere stato con noi su Libri TV, grazie.